Benvenuti amici di Age Mobile all'unboxing di Nokia Lumia 635, praticamente un Lumia 630 con il modulo LTE. Inizio prima di tutto ringraziando il Vodafone Store Corse Italia Nausicaa SRL di Via Ratti a Savona per averci fornito questo Lumia. Cominciamo subito a vedere cosa contiene la confezione. Confezione con questo svaso molto Microsoft Surface style, un pochino di tristezza nella voce quando si parla dell'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft. Qui in alto sulla parte destra il terminale, il Lumia 635 che andremo a esaminare successivamente. Qui sotto questa copertura di cartone abbiamo il caricabatterie micro USB senza plug condiviso con il cavo dati e fondamentalmente nient'altro, solo una piccola manualistica rapida, niente cavo dati, niente anche cuffie auricolari. Spostiamo la scatola, riprendiamo in mano il terminale, vi parlo subito di dimensioni: 129.5 x 66.7 x 9.2 mm di spessore, 134 i grammi di peso. I lati sono composti principalmente con la capsula auricolare sul frontale e il forellino qua sotto per il microfono, intanto un po' di ditate sul display, quindi patisce un pochettino le ditate. Dicevo, nient'altro sul frontale, lato sinistro anche pulito, lato destro bilanciere del volume e tasto di accensione e spegnimento blocco splocco, lato inferiore, scusate, con il plug micro USB per la ricarica e il trasferimento dati, sopra il jack da 3,5 per le cuffie. Posteriormente la cover opaca nera, c'è anche disponibile arancione, verde, gialla e bianca, che incastona la camera da 5 megapixel con autofocus ma senza il flash LED. Proviamo ad andare a rimuovere la cover facendo leva qua in un angolino. Sotto troviamo la batteria da 1830 mAh, lo slot di espansione tramite micro SD che va ad espandere gli 8 GB di memoria, e qua sotto lo slot per la micro SIM, griglia per l'altoparlante di sistema, e fondamentalmente nient'altro. Non abbiamo la placca per l'NFC, solo dei gommini che rendono tutto più solido. Richiudiamo la scocca, accendiamo il terminale qua con l'apposito tasto. Vi dico che il display è un'unità da 4.5 pollici con risoluzione 854x480 pixel, 218 ppi la densità. Il processore che fa muovere il tutto è un Qualcomm Snapdragon 400 quad core 1.2 GHz però Cortex A7 con GPU Adreno 305 affiancato a 512 MB di RAM, Windows 8.1 a bordo. La parte radio vede 4 bande GSM, 2 bande UMTS e su questo 635 il modulo LTE a 100 megabit per secondo, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4.0, accelerometro, non c'è purtroppo il sensore di luminosità, non c'è neanche la camera frontale, non c'è l'NFC e non c'è neanche il sensore di prossimità, si usa un'interfaccia tattile per andare a chiudere lo schermo durante le chiamate. E questo più o meno è la dotazione del Lumia 635. Vi do appuntamento tra qualche giorno per la recensione completa. Un saluto da Alessio Cinabro per agemobile.com.